tutta la sua recente fortuna ebbe inizio col secondo governo Berlusconi nel 2001, sotto il quale Pirelli, Benetton e due maggiori banche italiane, Intesa ed Unicredito, formarono la società Olimpia, di cui Tronchetti prese il 60%. In seguito Olimpia acquisì dai bresciani il 23% di Olivetti, sufficiente a dominare l'assemblea dei soci, alla quale i piccoli azionisti in migliaia sparsi per l'Italia non si presenteranno mai. Con un abile e complesso sistema di scatole cinesi, utilizzando numerose holding, Marco Tronchetti Provera arriva a controllare la ricca TIM, possedendo il 56% del 56% del 29,9% del 38% del 60% del 28% del 55% e del 56%. Dal vertice alla base la direzione di impegno patrimoniale spettacolare, infatti con 153 milioni di euro di capitale investito, Marco Tronchetti Provera arriva a governare 55,5 miliardi di euro. È come se Tronchetti con un investimento di 0,28 lire ne disponesse alla base poi di 100. In base ai dividendi scaturiti dalle quote di azionariato assai esiguo, Tronchetti avrebbe dovuto incassare nello stesso periodo 14 milioni di euro, nettamente meno dei 34 che si è fatto segnare dal mercato con stipendi e benefit vari. Il Tronchetti manager è nettamente più ricco del Tronchetti imprenditore. In ambito di compensi esagerati, farà parte del leone Carlo Orazio Buora, spesso anche attaccato da Beppe Grillo. Nel 2000, prima della scalata, Telecom fu attribuito per 1.700.000 euro e ha conservato tale stipendio fino al 2006, quando lasciò l'azienda della gomma. A questa base si aggiunge lo stipendio di Telecom Italia, doppio o anche triplo rispetto a quello Pirelli, in modo tale che in totale per 5 anni di prestazioni eseguite ha incassato 30 milioni di euro. Non sazio, non pago di queste modiche cifre, nel 2007 quando ho dato addio a Telecom Italia ha incassato 12 milioni di euro comprensivi di un patto di non concorrenza di 2 anni e un compenso straordinario riconosciuto per il contributo professionale e gestionale apportato al gruppo a partire dagli inizi, più la paga per l'ultimo anno di permanenza nella disastrata azienda telefonica. In tutto tra il 2001 e il 2007, in 6 anni di servizio ho messo in cassina retribuzioni tra stipendi, benefit, buonuscita e patti di non concorrenza per 55 milioni di euro. Anche Riccardo Ruggero non sfigura in questa classifica di privilegiati e di onorati del Grand Hotel Telecom Italia, perché ormai lo possiamo definire così. Cresciuto in Olivetti, protagonista del lancio di Infostrada, prima vera sfida al monopolio telefonico, è finito nel residence dorato proposto da Colaninno ed è rapidamente passato da direttore generale ad amministratore delegato, divenuto comicamente celebre per aver testato la sua Porsche Carrera sull'autostrada Genova-Voltri-Gravellona-Tolse alla velocità di 311 km all'ora. E quando è stato fermato dalla polizia per questa grave infrazione, segnala che egli abbia asserito che stava provando la sua vettura. Egli ha collezionato 22 milioni di euro di stipendi in 5 anni più una buonuscita di 17 milioni e 350 mila euro, quando fu messo alla porta dall'azienda per i suoi scarsi risultati manageriali. In totale incassato dagli azionisti nei 6 anni di duro lavoro la modica cifra di 40 milioni di euro. Anche il direttore generale Giuseppe Scala è balzato da 565 mila euro del 2003 a oltre 3 milioni e 91 mila euro del 2004,
grazie a un formidabile bonus non motivato nei bilanci. Nel 2005 ha percepito 2.483.000 euro, comprensivi del stipendio e di una quota fissata per mantenerlo fedele al progetto dell'azienda e ai lavori delineati, se non che all'inizio del 2006 è andato via con una buona uscita di 3 milioni di euro e uno stipendio di almeno 2 milioni di euro. Quindi in Telecom si pagano i manager per farli rimanere in azienda e poi si ripagano a poca distanza di tempo per farli andare via. Peccato che l'avevano pagato perché restasse, allora dovevano affrancarlo da questa retribuzione. Ma osserviamo meglio i compensi di Tronchetti Provera. Nel 2007 la Pirelli gli ha attribuito quasi 6 milioni di euro, il 45% in più dell'anno precedente, pur essendoci stata una perdita di oltre 1 miliardo di euro dovuta alla parziale svalutazione dell'investimento in Telecom Italia. E questi aumenti non sono giustificati e motivati nel bilancio. Nel 2006 egli ha avuto per la presidenza della controllata immobiliare Pirelli Real Estate 45.000 euro. Nel 2007 per lo stesso incarico 435.000 euro, con un aumento pari all'870%. E tutto questo a fronte di una gestione disastrosa dei bilanci. L'impero di Tronchetti nel 2001, all'inizio del suo management, valeva più di 50 miliardi di euro. Nella primavera del 2007, quando al sole tende, e quindi fu ceduto il controllo a una cordata di Telefonica con una serie di banche, aveva perduto 20 miliardi di euro. Anche da un punto di vista industriale e finanziario, l'indebitamento del gruppo Olivetti Telecom al 2001 era di 38 miliardi, a fine mandato nel 2007 era sceso di poco, era 35,7 miliardi, con dei ricavi nello stesso arco di tempo rimasti pressoché invariati, cioè in calo calcolando l'inflazione e la debolezza industriale di Telecom. Da questa vicenda, simbolo del capitalismo italiano, se ne deduce che l'andamento industriale di un'azienda è spesso subordinato all'esigenza di mantenere il controllo. Quindi l'obiettivo primario dei manager non è di far crescere economicamente e industrialmente un'attività, ma di conquistare province e di difendere i confini del proprio impero. Tronchetti Provera, anche secondo il giornalista Massimo Mucchetti nel libro Licenziare i padroni, avrebbe potuto essere sanzionato e mandato a casa non dai soci da minoranza di Olivetti, Telecom e Pirelli, che anche se numerosi non contavano nulla, perché non potevano chiaramente riunirsi e deliberare, ma solo dai soci dei colleghi del patto di sindacato azionario della holding Pirelli & Company. E solo a questo livello un provvedimento sarebbe stato possibile, anche se poco probabile visti i rapporti di forza, gli interessi reciproci e le collusioni. Vediamo adesso i sindacati. I sindacati sono patti, unioni operate tra gruppi di potere per difendere le loro posizioni, unendo i vari pacchetti azionari fino a formare un blocco compatto. Il capitalismo italiano è condizionato da un pervasivo conflitto di interessi, unito a un diffuso utilizzo della multiproprietà, relativo alle società per azioni, secondo un meccanismo per cui nessuno è padrone fino in fondo e nessuno sembra rispondere al mercato dei risultati positivi e negativi, anche quando c'è un azionista abbastanza forte da nominare se stesso top manager. Capitolo terzo. Cose di casa niente. Nel 2005 Gianluigi Gabetti, di anni 81, è stato il manager più pagato in Italia. Le due società di cui era presidente, IFI e IFIL, oltre ad un compenso ordinario di 2 milioni di euro, gli versavano un premio di 5 e di 15 milioni ciascuna, portando il conto totale a 22 milioni. Nei bilanci societari tali somme
sono indicate come emolumenti straordinari e non motivate, come al solito, tra parentesi. Si sa però che la motivazione implicita risiede nell'operazione di salvataggio del controllo della Fiat che la famiglia Agnelli rischiava di perdere e che riuscì ad evitare proprio grazie a Gabetti. Anche in questo caso vi è un sistema di gestione capitalistica di bottega, familiare ed arretrata, con il classico metodo delle scatole cinesi. Al vertice della piramide sabauda vi è la società Giovanni Agnelli & Company, che è in raccomandita per azioni, non quotata.